Roma New York 84.39. Ciao ragazzi da Giorgio. Luca? E Pietro? Scusa, ho indicato Pietro, che cazzo dici Luca? Scusa. Ho visto che te indicavi me, lui è senso. Le manie del narciso, ragazzi. Abbiamo un coach Sei un narciso. esibizionista. Comunque, diciamo che Pietro, ringraziamolo perché è stato rapito qui per un mese per insegnarti tutta la storia romana. Finalmente l'hai appresa o no? Ma perché parli a lui? Tu Io già già sei lo tutto, sapevo. ah, giusto. Allora, Pietro è il nostro pazientissimo amico laureato in conservazione dei beni culturali con specializzazione nel Storia medioevo, medievale, sì. storia medievale, che ci dà una mano ad erudirci un pochino sul fatto che la maratona si corre a Roma. Quindi mi ha detto Giorgio, se corri non guardare per terra, hai la possibilità di correre nella città eterna, facciamo. E poi diciamo, un'altra cosa che ci ha fatto notare fantastica è che corsa è l'anagramma di Sorca, che in italiano. Grande! È la conservazione di è un posto per culturare si puntualissimo. fa conservare e mantenuto. È perfetto, dai, io direi che possiamo pure andare A vedere direttamente quali al belli meridiano. culturali. Andiamo! Roma, New York, 84.39. Vedo che c'è un palazzo bianco. Palazzo Bianco? Sì, Palazzo è un Bianco, regalo di bianco, sfortuna vuole che 5 anni si è messo davanti. Di cosa stiamo parlando, Qui siamo a Piazza Venezia, una delle piazze più grandi e più importanti di Roma. Iniziamo innanzitutto col Palazzo Venezia, direi, prima del Palazzo Venezia è Che è questo che ci stiamo davanti? un grandissimo esempio di architettura rinascimentale, che fu completato dal Palazzo Gemello, che però è di circa 500 anni più giovane. Quello fu Quello delle realizzato, assicurazioni. quello delle Se assicurazioni generali, fu realizzato nel momento della risistemazione della piazza, quindi nel momento che quando fu abbattuto il quartiere Alessandrino giù in fondo, il quartiere rinascimentale Alessandrino, e fu poi realizzato anche il Vittoriano. Quando fu realizzato il Vittoriano? Il Vittoriano fu realizzato tra fine 800 e gli anni 20 del 900 da un architetto che si chiama Sacconi. Fu realizzato Sacconi. Sacconi perché si volle comunque celebrare la morte di Vittorio Emanuele II, il primo re d'Italia. Fu realizzato quindi intorno agli anni 20, all'epoca era la celebrazione del Regno d'Italia, dopo invece successivamente quando ci fu tumulato il Milite Ignoto, che è il corpo di un militare morto purtroppo senza nome, è stato tumulato all'interno della Storia della Patria, cambiò di destinazione, invece di rappresentare, di celebrare la grandezza della monarchia, diventò simbolo della patria come sacrificio per la patria. Da questo altare della patria. L'altare della patria, esatto, che è successivo alla realizzazione È bellissima dell'opera. questa storia, È quasi toccante. bellissima la storia. A livello architettonico, vuol dire maestoso, sicuramente, celebrativo, tipico dell'architettura umbertina, una fusione tra neoclassicismo e liberty. E lo stile Liberty si può leggere anche dei fregi, comunque a mosaico, dietro le colonne. Tipo il motorino. Tipo il motorino. Che crea comunque questo eclettismo che è veramente tipico dell'arte Liberty. Ce l'avevo, Liberty, se può essere utile. L'opera fu dibattuta e controversa, chi piacque e chi non piacque, molti personaggi importanti dell'epoca gli diedero dei A me nomignoli. piace, però, tutto sommato, non è C'è chi male. lo chiamò torta nuziale, c'è chi lo chiamò macchina da scrivere, i futuristi lo chiamarono pisciatoio addirittura. Wow, tipo Vespasiano. Diciamo che non era molto apprezzato. Però non è Ci male, sono, su, dai. sicuramente a livello architettonico È una bella è panacca. una bella panacca, sicuramente la sua funzione celebrativa viene secondo me comunque rispettata perché dà questo tipo Sì, di beh, certo, anche sensazione. di più. Sicuramente quello che posso dire io, a mio modesto parere, copre quello che è il simbolo della Roma imperiale e anche comunale successiva, cioè L'ufficio della Raggi? il Campidoglio, sicuramente copre il Campidoglio. Luca, una domanda, perché mentre il nostro buon Piero gesticolava con la mano, Sì, c'è una mandria dei turisti che mi ha quasi assediato. No, non potevo fare a meno di notare questo. Cioè, vogliamo dire due parole
Il maratona passerà sul San Pietrino. Ragazzi, runner, io vi auguro qui tutto il mio proprio bene e protezione, perché qui prendere delle storte e spaccarsi le caviglie, anzi, attenzione alle scarpe, perché ok, la scarpa da gara ovviamente per i runner professionisti, però chi la fa più lentamente, forse una buona a tre qui, boh, la vedo forse più indicata, sai Giorgio, anche per te. Vedremo, dai. Alla prossima, Roma New York 84.39.